La mattina del 16 aprile 1861 avevo anche sicuro che sarebbero venuti un paio di compagnie di soldati italiani che dal giorno precedente erano giunti in Italia. E infatti verso le 11 stavamo tutti alle finestre in casa dei cittadini e vedevo risultare quei benedetti e tanto desiderati ed aspettati soldati al di sotto delle cantine, dalla via di Rio Nilo. E subito in fila uno dietro l'altro di corsa con la baionetta innestata al fucile entrare in paese per entrarlo fino alla piazza. Udimmo poco distante, con piede a giorno, una salva di fucilate. Credemmo avessero fatto un fuoco contro un corpo di guardia, invece le fucilate vennero tirate dai soldati ad una bandiera bianca che sporgeva da una delle finestre della mia casa, giusto di rimpetto al corpo di guardia. Qui devo dire che nel giorno precedente e la mattina stessa del 16, correndo luce alternativa intorno alla venuta dei soldati, ovvero del Crocco con la sua banda, gli stessi reazionati fecero inalterate le finestre delle case più vicine, ora la bandiera bianca ed ora la tricolore. Tale funzione era anche seguita dal soggetto mio vignaiolo, che aveva in custodia la mia casa senza peraltro abitarmi. Non contenti, i soldati di aver fucilato la bandiera si avvicinarono alla porta della mia casa e cominciarono a tagliarla con le scuole. Ma avvisati dai vicini di quella era la casa del capitano della Guardia Nazionale e che non abitava nessuno, si informarono dove allora io abitavo e conosciutelo vennero immediatamente a cercare. Non appena mi venne detto in casa di mio cognato che domandava di me un ufficiale, subito mi presentai per sapere di che si trattasse e cosa si desiderasse da me. Ma con grande mia meraviglia, non consapevole com'era dell'affare della bandiera, mi vide arrestare in mezzo ai soldati e chiamato traditore e reazionario. Né mi parse che io loro dicessi come non meritavo così tanto trattamento e che non sapevo ancora attribuire un tal procedere di essi. Adesso lo vedrete, mi rispose l'ufficiale. Intanto che io stavo in un circolo di soldati, venne arrestato anche il sindaco mio fratello. Si fecero consegnare dalla famiglia di mio cognato degli armi e quindi ci condussero verso la piazza. Pervenuti all'archetto, davanti alla bottega di Raffaele Danieli, i soldati che ci conducevano si fermarono quindi con l'ufficiale, meno una decina di essi, e condussero me e mio fratello nel vicolo che si apre dietro detta bottega. Giunti dove si apre il secondo vicolo, i soldati li penetrarono lasciando noi due soli di fronte ai loro compagni che stavano con l'ufficiale. La nostra situazione diveniva molto scabrosa, poiché non volevano sentire nulla, né gli ufficiali né i soldati, ed il paese era deserto. Si vedeva chiaro che stavano per disporre delle nostre vite, da un momento all'altro. Nonostante devo dire che non ebbi alcun timore, o che mi sembrasse la cosa incredibile, o che la riflessione per la brevità del tempo non avesse ripreso il suo impero. Certo è che eravamo piuttosto sorpresi ed attoniti anziché intimoriti, e che in noi molto agibile. Dispiacere di vederci maltrattati da gente che stimavamo dover esserci piuttosto amica. Non pensare alla famiglia, ai parenti, a nessuno. Mentre eravamo in così brutto frangente, sopravvenne un secondo ufficiale, il quale disse all'altro che ci aveva arrestati, non qui, sopra al convento. E così ci condussero al vecchio convento, ove trovavano il rimanente dei soldati e non dunque guardie nazionali di muro, San Fede, Rio Nilo, con i rispettivi capitani. Vedendo allora amici e conoscenti, avanzai incontro ad essa e raccontando il modo dell'arresto, pregai quei signori di disingannare gli ufficiali dal credersi reazionari. Anche quelli volentieri si aderirono e così, dopo molte spiegazioni, gli ufficiali consentirono di rimettere la cosa al loro capitano, che era rimasto a Rio Nilo. Frattanto che si era fatto il nostro arresto, in considerazione che il paese aveva peccato gravemente col non impedire la reazione, si fece bandire l'ordine a tutti i cittadini di consegnare le armi là sopra al convento, con pena di fucilazione a quelli che avessero mancato. La consegna delle armi su pubblico avvenne ed in un momento furono queste raccolte e caricate sopra il convento. Quelli che avevano consegnato le armi si erano già ritirati, quando nel punto di muovere verso il nero, un soldato messo in sentinella sopra l'altura detta delle pietre nere, diede l'allarme, avendo veduto avanzarsi dalla porta una grossa turba armata di reazionari. Nel turbamento generale prodotto dall'allarme, tutti avevano preso la loro via
i soldati a fuoco divennero le loro case e restammo soli all'orfanotrofio con due soldati che custodivano due muli carichi delle armi consegnate. Mio fratello e io, che non eravamo né liberi né prigionieri, mio fratello avrebbe voluto che ci fossimo ritirati alle nostre case. Mi parve un'imprudenza, vedendo che i due soldati ci tenevano d'occhio. Preferimmo seguirli e ci incamminammo verso Rio Nero lentamente. Si sentivano le fucilate con bastante frequenza. Eravamo verso l'acqua santa e vedemmo venire alla nostra volta un soldato che mal si reggeva ferito alla nuca. Lo presi sotto braccio per aiutarlo. Strada facendo ci volgevamo spesso a vedere l'attacco sulle mie preghiere e fummo testimoni delle varie fasi dell'attacco sopradetto. Al titolo ci raggiunse l'ufficiale che ci aveva arrestati. Mi fissò alquanto, quasi per riconoscerlo. Gli dissi che era il suo prigioniero. Proseguì la sua via sorridendo. Andava a Rio Nero per sollecitare aiuto ai suoi. Giunti a Rio Nero e dopo terminato l'attacco, ci presentammo al capitano De Gennaro, il quale, convinto delle nostre intenzioni, che gli venivano asserite buoni da moltissimi, ci licenziò in libertà. Conferma, come diceva prima Angelo, che è una sceneggiatura di un documentario storico questo diario. Passo la parola al dottor Antonio D'Andrea dell'Università degli Studi della Basilicata. Prego.